l'immagine straordinaria del nonno con le stampelle, pazzo di gioia, che balla insieme ai bambini e alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Sassano nello splendido scenario della Valle delle Orchidee, racchiude il senso profondo di uno degli eventi naturalistici più caratteristici della Campania. Tre generazioni unite nel nome dell'ambiente nel comprensorio del Monte Cervati, nell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, dove su una superficie di 47 km quadrati sono presenti ben 184 entità diverse di orchidee selvatiche. Visite guidate, escursioni a piedi, a cavallo e mountain bike e ovviamente trekking anche per i bambini hanno riempito di contenuti la giornata organizzata dal comune di Sassano, guidato dal sindaco Domenico Rubino, alla quale ha voluto dare un importante contributo la Banca 2021. Una collaborazione nata sotto il segno della sostenibilità, fortemente voluta dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente Pasquale Lucibello e condivisa dal Direttore Generale Cosimo Puglia. A rappresentare la Banca 2021 nell'occasione, tra gli altri, l'avvocato Rosa Lefante, membro del CDA e referente territoriale. Oggi ci troviamo qui a Sassano, in questa splendida Valle delle Orchidee, circondate dal verde, e possiamo godere e beneficiare di queste meraviglie che il territorio ci offre. Dopo due anni di pandemia finalmente possiamo ritrovarci tutti quanti insieme. Si parla tanto di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, e devo dire che la Banca 2021, unitamente al gruppo bancario ICREA, è leader in questi settori: sostenibilità ambientale, sociale ed anche sostenibilità economica, ma soprattutto vedere i bambini. Anche per loro è un'immensa gioia essere qui oggi nella Valle delle Orchidee di Sassano. Siamo felici di essere alla Festa delle Orchidee perché i ragazzi si sono impegnati in un'attività di PON sull'ambiente. L'amministrazione ci ha invitato anche alla presentazione, alla giornata inaugurale della presentazione della Valle delle Orchidee. Loro come ragazzi, noi come vecchie generazioni, tipo il ballerino che mi ha fatto compagnia, siamo veramente votati ad un impegno di responsabilità verso l'ambiente.